nostra regione si prepari a vivere un'intensa e prolungata ondata di caldo. Infatti, nel corso di questo fine settimana, sulla nostra penisola andrà a strutturarsi un promontorio in quiete di natura africana a causa dell'affondo di una depressione in direzione della penisola iberica. Aria molto calda verrà richiamata dall'entroterra africano verso il Mediterraneo fino a raggiungere l'Europa centrale, determinando così la prima intensa ondata di caldo che, non a caso, coinciderà con l'inizio dell'estate astronomica. Temperature in rapido aumento, dunque, con valori che, specie domenica, si porteranno ben al di sopra della media stagionale. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 19 giugno, condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, salvo modesti addensamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in aumento con valori massimi oltre i 30 gradi centigradi e occasionalmente con punte fino a 34-35 gradi centigradi nelle aree più interne. Venti deboli di direzione variabile con brezze sotto costa. Mare calmo. Domenica 20 giugno, condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in ulteriore aumento con punte oltre i 35 gradi centigradi tra il Sannio e il Casertano. Umidità in aumento con caldo che diverrà afoso, specie nelle ore serali e notturne. Venti deboli da sud e mare quasi calmo. Nei primi giorni della prossima settimana, l'asse del promontorio subtropicale subirà una lieve rotazione oraria, interessando così maggiormente la nostra regione, specie tra martedì 22 e mercoledì 23 giugno, convogliando su di essa aria ancora più calda. Il tasso di umidità si manterrà su valori medio-alti, per cui la sensazione di afa sarà accentuata, con condizioni di malessere fisico. Tuttavia, locali addensamenti potrebbero interessare le aree montuose durante il pomeriggio, senza escludere locali rovesci, ma si tratterà di fenomeni sporadici destinati ad esaurirsi prima del tramonto. A giudicare dalle ultime elaborazioni numeriche, l'ondata di caldo potrebbe durare per l'intera prossima settimana e sarà accompagnata da elevati tassi di umidità, con notti che assumeranno così caratteristiche tropicali. Per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.